Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. La preoccupa più il viaggio o l'avversario per domenica sera? Il viaggio è lungo in un periodo particolare dell'anno. Forse più viaggio, perché è una partita di calcio, non c'è niente di scontato come sappiamo. Io voglio incutere nella testa dei miei ragazzi che ogni partita deve essere giocata a prescindere dalla categoria dell'avversario. Si parte sempre a 0-0 e a seconda di come si affrontano le partite ci possono essere un risultato positivo o negativo. Quindi noi andiamo a Crotone per cercare di regalarci la Sampdoria. La preparazione, mister, perché il presidente dopo la gara con la Turris nel parlare di questa trasferta a Crotone, praticamente viene fatta in 2 giorni dove vi fermate in un punto dove c'è un hotel con un impianto sportivo, quindi lì immagino che farete la rifinitura. Sì, noi ci alleneremo domani da Arezzo al mattino, poi partiremo alla volta di Pestum dove alloggeremo e sabato mattina rifinitura e poi la partenza sarà nel pomeriggio per Crotone. Rispetto alla Turris, pensi di cambiare qualcosa? Beh, qualcosina cambierò anche perché c'è Nello che non sarà disponibile della partita, visto l'infortunio avuto contro la Turris e poi devo dare ancora altre situazioni, Sereni squalificato, però non ci sono problemi perché alla fine avrei cambiato ugualmente per dare vantaggio anche ad altri. Quindi l'alternativa per concludere, mister, l'alternativa Cutolo, a che pensa? Devo vedere, devo ancora valutare anche alcune cose oggi tra Zini che Dira, uno dei due, o tutti e due. Quindi uscirebbe. Andiamo a Crotone per giocare questa partita a viso aperto e quindi forse schiererò le 4 punte, quindi togliere un centrocampista Un e 4-2-4. sì, penso di affrontare il cotone così. Grazie. Il fatto Daniele, buonasera a te. Buonasera. Il fatto Daniele, prima che sembra di tornare indietro di 12 tre Vero, comunque, magari. complimenti, non sei cambiato Grazie. nemmeno. Il fatto di affrontare un avversario comunque più forte, no? Perché Sulla carta sì. sulla carta almeno sì, però giustamente come dici è normale, anzi è bello che un allenatore dica io voglio incutere i miei giocatori di affrontare al di là della categoria dell'avversario la partita per vincere. Poi il fatto è che si giochi di agosto, no? In un periodo particolare dove i carichi di preparazione, non sai, Sì, sicuramente. tante cose, ecco, possono a volte attenuare un po' la differenza che ci può essere fra Ma una. sicuramente, io penso che la differenza oggi la faccia la voglia di superarsi. Noi abbiamo un bel banco di prova, è una gara stimolante perché affrontiamo una compagine di categoria superiore, quindi deve essere un motivo di forza per andare a far vedere che anche noi possiamo competere con certe squadre. E poi ci sarà dopo il turno ci sarà Sampdoria, quindi deve essere un obiettivo forte che ci deve far superare tutti i nostri limiti, le nostre difficoltà. Ecco, in questa settimana, no, rispetto alla gara di domenica con la Turris, tu che hai tutti i giorni ovviamente la situazione sotto mano, come la stai vedendo la squadra in questi giorni? In progresso? Ma la squadra sta piano piano crescendo, anche ieri siamo allenati bene. È normale che dopo la Turris veniamo da 3 settimane di ritiro dove abbiamo lavorato veramente tanto e quindi ci poteva stare un po' le gambe pesanti, ma anche la testa pesante, perché quando arrivi da 3 settimane non è semplice. E poi sapevamo che era una partita appunto che avremmo dovuto vincere per forza, perché loro di categoria inferiore. Non era semplice, anche perché poi è stata la nostra prima vera partita. Infatti, potete vedere, verso il 70esimo c'erano molti ragazzi che accusavano la stanchezza, quindi ci stava. Oggi stiamo crescendo, adesso darò anche spazio ad altri componenti per mettere minutaggio, anche perché fra 2 settimane inizia la stagione. C'è da velocizzare, come hai detto giustamente te, un po' la manovra, no? Sì, la manovra deve essere velocizzata, dobbiamo andare più in verticale, dobbiamo capire meglio quello che dobbiamo fare subito. Primo tempo siamo stati, anche non rischiando nulla, siamo stati lenti nel girare la palla e questo non deve accadere, altrimenti diamo la possibilità ad altre squadre di chiudersi e giocare sui nostri errori. Quindi questo non deve accadere, quando decidiamo di andare dobbiamo andare a 300 all'ora. Questo è un momento, una fase anche importante per il calcio del campo, no?
Sì, questo è il mercato, diciamo che inizia dal 10 agosto in poi, dal 10 agosto in poi si iniziano a fare le vere trattative, quindi io non sono assolutamente preoccupato perché ho la fortuna di lavorare con un direttore che ne sa molto più di tante persone, molto in gamba, quindi ho tra virgolette le spalle coperte. Quanto mi riguarda l'ultima cosa, la forza a livello tecnico del Crotone. Il Crotone è formato da buoni giocatori, il Crotone cerca sempre di giocare la palla, ha dei buoni prospetti davanti e poi ha un grande allenatore che io stimo molto, che sa far giocare bene la squadra. Sì, l'ha dimostrato anche. Sì, no, è veramente in gamba. Giovanni è veramente in gamba. Volevo chiedere a Mister come sta Luciani, quali sono le condizioni anche di Messina, perché è uno di quei giocatori che venendo dalla D, sai, insomma, l'anno scorso Brunori qui ha avuto Sì, la certo. rivalsa dalla D, magari c'è curiosità, insomma, per vedere anche lui. Guarda, partendo da Antonio, ho avuto un problema al tendine prima parte del ritiro, quindi diciamo che in gruppo è rientrato ieri. Lo porterò come a Crotone e poi vediamo se utilizzarlo o meno. Per quanto riguarda Luciani, penso di utilizzarlo subito e iniziare a dargli i minuti, perché per noi è un giocatore importantissimo. Quindi prima entra in forma è meglio per noi. E poi senti, volevo chiedere sia a livello di preparazione atletica che a livello di mercato in percentuale a che livello è la squadra, a che punto siamo? Meno male che io vorrei sempre la perfezione, quindi dico dal punto di vista della squadra è un 50%. Pretendo ancora molto dai miei ragazzi, quello che voglio è che devono, appunto, come ho detto, devono saper giocare e precisare molto, molto la manovra. Quindi dico un 50%. Quando riguarda il mercato, è una domanda che deve fare il direttore, sa dove intervenire, so che interverrà e quindi io sono veramente tranquillo e sereno su questo punto. Anche perché, insomma, guardando un po' l'Arezzo dell'anno scorso, era una squadra che non aveva esterni, pensando al fatto come giochi tu, è chiaro che qualcuno si deve adattare, forse qualcuno deve arrivare anche in quel caso lì. Io penso che per gli esterni sono abbastanza coperto fino a per adesso. Sappiamo che ci manca una punta con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo, però so che lo stiamo muovendo e quindi ti ripeto, sono fiducioso Ci sono altre domande? Sì, l'ultima cosa, mister. Sì. Tornando agli uomini da utilizzare, no, scusate, agli uomini da utilizzare a Crotone, Bellomi, fa il 4-2-4, lo metterà sempre esterno o andrà nel mezzo? Quindi Nick è un resterà. esterno che è in grado di. Nick è un giocatore di essere lato libero, un giocatore che riesce a saltare l'uomo, riesce a fare con qualità l'ultimo passaggio, quindi non cerco di andarlo a ingolfare in mezzo, cerco di farlo partire largo dove si può sfruttare meglio le proprie caratteristiche, almeno quello che vedo io per quanto riguarda Nicolò. Grazie. Anche rispetto all'anno scorso sta bene praticamente. No, Nico sta bene, Nico sta godendo di un buon momento, anche se anche lui deve crescere tanto, perché domenica ha fatto sì una buona gara, però può fare ancora meglio. Anche lui deve velocizzare a volte l'idea di giocata. L'ha fatto una volta, ha fatto gol. Quindi, però, ripeto, siamo ad agosto, il tempo ce n'è, bisogna lavorare, cresceremo ancora, sicuramente tanto. Grazie a lei. Grazie a tutti.